Che colori! Questo è un posto veramente tranquillo. Siamo in direzione Mocaiana. Manca poco. Non sono un esperto di serpentelli, ma questa non mi sembra dal colore una biscia d'acqua, nemmeno una seseia. Siamo al passo che adesso finalmente porta giù a Pietralunga, 777 metri di quota, tutta asfaltata. Adesso c'è un po' di discesa, poi un altro po' di salita e dovrei essere arrivato. Questo è il mio mostro e questo è un simpatico cartello che riassume tutti i posti dove si può andare. Da Assisi a Mocaiana, Sant'Ubaldo, Laverna, Santiago, Lourdes, Gerusalemme. Carino, siamo a Mocaiana. La strada mi dice che è questa, ma qui mi sembra un cancello. Ma va a fare. Non vorrete mica che uno che abita vicino a Recuaro si fermi in un posto così, a San Pellegrino Terme. Ovviamente in questo momento c'è il sole, ma lì c'è un gran bel nuvolone nero, tanto per cambiare. Allora, il temporale è di là. E allora io vado di qua, che di qua c'è il sole, sembra là in fondo. L'asfalto non è dei migliori, diciamo che non c'è, però se non altro forse mi risparmio la lavata. Arrivo a Gubbio, ma ci sono quelle cose strane per cui non mi ci fermo nemmeno un minuto se non proprio per una visitina veloce e riparto immediatamente. Giù verso Val Fabbrica. C'era scritto che sto attraversando il sentiero di Francesco. Qui in fondo, Pian delle Abeti, proprio sul tornante, ho signora qui gli ho chieste, mi ha detto se voglio un po' d'acqua e io gli ho detto di sì. Mi ha regalato una bottiglia di acqua fresca. Incredibile, c'è gente di una generosità. Eccola lì, Assisi 21 km. Eccola là, Assisi, dove c'è quel nero catrame. Ecco, sono arrivato a 3 km e 600 metri da Assisi e si è messo a piovere. Yuhu! Prende se non altro sono arrivato. Eccoci, sono le verso circa del, credo sia il 24 oggi, so che è il sabato e sto arrivando alla Basilica. Ed ecco dove si conclude la prima parte del viaggio. E mi prendo anche il testimonium. Basilica, nome della Cristina del laboratorio. Sono abbastanza riposato, però decido comunque di fermarmi un giorno ad Assisi per visitarla nuovamente, perché i miei ricordi di questa città sono abbastanza vaghi. E ho tempo, nonostante il maltempo, di visitarla abbastanza bene. Sia di giorno che di notte. Riscontro solo qualche difficoltà nel dover lasciare la bicicletta 2 giorni sotto la pioggia per una incomprensione con l'ostello dov'ero. Dopo i 32 milioni di turisti che erano davanti alla Basilica se ne sono finalmente andati.
Adesso vado giù a farmi timbrare le credenziali. Una volta ottenuto il testimonium, decido di tornarmene a casa.